Se c'è una cosa che odio è quando una persona forza delle emozioni. Muore qualcuno, tu neanche lo conoscevi o non lo conoscevi così bene e sei tipo, oddio, quanto mi dispiace, ma non è vero che ti dispiace, allora ammettilo a te stesso, sii felice, è morto, chi se ne fotte. Ed è così per il mio professore di filosofia, è morto, ma chi se ne fotte. Mi si stava surriscaldando il telefono, forse perché stavo per dire una bestialità, però la dirò comunque. Questa cosa affascinante, no? Questa coincidenza incredibile e questo bellissimo segno del destino. In pratica, 2 giorni dopo che ho deciso di fare il manifesto dell'arte della filosofia, il mio professore del liceo di filosofia, che mi ha dato tutta la conoscenza che so sulla filosofia, il mio buon vecchio rispettabilissimo prof, si suicida. Si è suicidato 2 giorni dopo che ho iniziato a fare il progetto. Cioè, io volevo anche farglielo vedere. Cioè, non penso che gli sarebbe piaciuto affatto. Tant'è che si è suicidato. Ma è allucinante. Cioè, a parte il fascino di un professore di filosofia che si suicida, tipo, non vorresti fare un dialogo con lui prima che muoia? Non vorresti leggere una sua lettera? Ti immagini se avesse scritto una lettera? Probabilmente l'ha fatta. Probabilmente ne ha parlato tanto. È assurdo, vorrei tanto che lui mi avesse convinto che suicidarsi era giusto a tavolino come faceva al liceo quando cercava di convincermi di punti di vista di vari filosofi. Un po' deluso, è sempre stato un po' deluso da me, gli piaceva il mio fare americano, secondo me. Do molto fastidio per questo motivo, per questo mio fare troppo megalomane, troppo da americanaccio pacchiano. Non sono abbastanza noioso e pesante. E non lo dico in maniera negativa, anzi, io odio il mio fare pacchiano e americano. È da tutta la vita che lo combatto vivendo appunto in Italia, perché noto che non va a genio con nessuno e di conseguenza non va a genio nemmeno con me, però è nella mia natura e questo manifesto dell'arte della filosofia è grandissima parte dovuto alla mia pacchianaggine americana e la critica che riceverà da tutti, la principale, è quella di questa pacchianaggine americana, ossia della pretesa di fare una cosa monumentale. Sempre, però di plastica che dura 4 secondi. Che sia di plastica che duri 4 secondi questo manifesto. Che abbia senso per quei 4.000 persone che guardano questo video, che sono tante, per l'amor del cielo. Però non sono di certo all'altezza di un grande manifesto dell'arte della filosofia. E non sono all'altezza del suicidio del mio professore di filosofia. Il suicidio del professore di filosofia. Vi ho portato qui al cimitero perché ho pensato che fosse un bel posto. Non solo un bel posto, ma anche un bel posto dove fare un video, sia perché è bello e sia perché dice molto della mia filosofia, appunto. Io non sono completamente cinico a riguardo della morte, però mi piace provocare e mi piace essere cinico quando non provo emozioni. Cioè, perché dici, se c'è una cosa che odio è quando una persona forza delle emozioni. Muore qualcuno, tu neanche lo conoscevi o non lo conoscevi così bene e sei tipo, oddio. Quanto mi dispiace, ma non è vero che ti dispiace, allora ammettilo a te stesso, sii felice, è morto, chi se ne fotte. Ed è così per il mio professore di filosofia, è morto, ma chi se ne fotte, sinceramente. Cioè a me dispiace dirlo, cioè mi dispiace più l'immagine di me che me ne fotto che effettivamente la sua morte, capito? Cioè la società mi ha talmente oppresso da questo punto di vista che l'immagine di io che dico chi se ne fotte della sua morte è più pesante della sua effettiva morte. La notizia di lui che è morto mi è pesata meno della notizia di io che faccio il video dove dico che è morto. Ed è un'assurdità. E quindi lo faccio per esorcizzare questo sentimento. Perché non voglio essere falso con i miei sentimenti. Se non me ne frega un cazzo, allora non me ne frega un cazzo. E però non sono cinico completamente. Non sono uno stoico a cui portano il figlio morto e dice, vabbè, è così che doveva andare, sti cazzi. No. Sono sincero con le mie emozioni, sono sincero con il mio essere e con quello che voglio fare. E quindi, se mi muore una persona cara e mi viene da piangere, io piangerò e non penserò, ah, ma che importanza ha? Ah, ma nulla ha valore. Questo ha valore per me. Per me hanno valore
tante cose, ma non valore a livello universale. I valori possono cambiare senza problemi e di questo parleremo nel prossimo video, o in un altro video, dei valori. I valori sono una cosa che mi tocca molto, su cui ho molte idee malate, su cui ho molte idee malate. È vero che nulla ha valore, però per forza tu hai dei valori e quindi accettali, boss man. C'è della gente, meglio andarsene. Buonanotte. Ci terrei a concludere questo video dicendo che è questa, usare la morte del mio professore per fare un video, è la pacchianaggine estrema, è la cosa che più forse avrebbe odiato in questo progetto, di essere utilizzato così spudoratamente, così semplicemente, superficialmente per un video di YouTube. E quindi che questo video sia un simbolo della mia pacchianaggine americana che adesso mastico e coltivo e che amo perché è la mia essenza e in quanto mia essenza deve essere mostrata all'interno del manifesto dell'arte e della filosofia, che non è altro che il manifesto della mia arte e della mia filosofia, la mia pacchianaggine americana, la mia cultura, la mia essenza.